Villa di Cherasco, benvenuti nella chiesa di San Gregorio, questa è la nostra più prestigiosa sala nel centro del paese che utilizziamo per le nostre espositive. Sono assessore comunale, vi porto a salutare il nostro sindaco, di tutta l'amministrazione comunale, con me c'è anche l'ex assessore Sergio Barbero che qui vi dirà anche due parole. Margherita Mauro oggi non è presente qui con noi per motivi di salute. È comunque un onore per noi avere qui a aprire e inaugurare la sua mostra, e lei è un'artista a tutto tondo perché è una bravissima pittrice, scultrice ed è anche soprano lirico, quindi per noi è motivo veramente di orgoglio iniziare le mostre di quest'anno con le sue opere. Invito a commentare le emozioni che l'opera di Margherita mi ha suscitato. È alla continua ricerca di una realtà che è tra l'ancestrale e l'archetipo. Attraverso questa manipolazione delle forme ma dei colori e in particolar modo dei metalli, che le mani di Margherita sembrano trasformare in veli fluttuanti, perdono la rigidità del metallo per diventare qualcosa che fluttua nello spazio e che improvvisamente sembrano cristallizzarsi in posizioni che sono sì contorte, ma nello stesso tempo armoniose. Non esprimono ansie particolari, ma esprimono armonia. Nelle sue creazioni pittoriche il posto centrale è occupato dal cerchio, un cerchio che è inteso come volto, ma anche come occhio, che emerge magari da superfici più scure, da elementi che possono tutto subito nasconderlo, ma che improvvisamente poi lo portano alla ribalta. E tutto questo è espresso in una sinfonia di colori e pennellate energiche, colori in cui predominano soprattutto il blu e l'oro.